centrodestra deve pensare, sta pensando prima a un progetto per rilanciare Milano, visto che se io le chiedo a lei di Pisapia cosa ricorderà, cosa lascia a Milano di grande realizzazione? Boh, non, io non so, ecco, le chiedo, un milanese oggi che cosa ricorda della gestione di questi 5 anni di Pisapia? Niente, perché tutte le grandi realizzazioni che sono state fatte, dallo skyline di Porta Garibaldi a City Life, gli scali ferroviari che noi avevamo, non hanno iniziato, la linea 4 inizia con finanziamenti che noi abbiamo lasciato a questa giunta, la 5 l'abbiamo fatta noi e Pisapia ha tagliato il nastro, non ha fatto niente. Allora, di fronte a questo, il centrodestra deve mettere a punto un programma di rilancio della città, poi arriveranno i candidati. Io ricordo che Albertini fu candidato 3 mesi prima delle elezioni, stessa cosa della Moratti, 4 mesi prima. Quindi non c'è questa enorme fretta, anche perché a sinistra, per nostra fortuna, come lei ha visto e come è in atto un bel massacro tra i cosiddetti aziendalisti alla sala, i politici come Maiorino e l'anima aziendale e politica che è la Balzani. Quindi divertiamoci ancora per un po' con questi attacchi che ci sono all'interno loro e col fatto che il centro-sinistra è allo sbando. Poi ci sarà il candidato di centrodestra, posso assicurarvi che ci sarà.